In un comune sono molti i momenti significativi, ma quando si titola una biblioteca a un personaggio che ha fatto un po' la storia del paese, Castiglione Stiviere, Arturo Sigurtà, già sindaco, ma personaggio da quanto ho sentito e ho anche conosciuto tra l'altro, è stato un momento significante con la presenza della moglie, della figlia, dei nipoti, insomma, e ovviamente Enrico Volpi, sindaco, che ha voluto questa titolazione. Palazzo Arturo Sigurtà da oggi diventa, come si diceva prima, non il centro della biblioteca ma il centro della cultura di Castiglione. Assolutamente sì, è un triplice atto significativo: l'ascolto verso un movimento spontaneo dei cittadini, il ringraziamento per un grande uomo che ha fatto tanto per Castiglione e il conferimento di una maggiore dignità a un'istituzione che ormai sta diventando fondamentale per la città di Castiglione. I tre pilastri della cultura a Castiglione del Stiviere, il Teatro Sociale, la Biblioteca Comunale e Palazzo Menghini, costituiscono un triangolo di forza che vuole essere il volano della cultura per l'Alto Mantovano e non solo. Giusto il gesto da parte della comunità di intitolare e ringraziare Arturo Sigurtà per quanto ha fatto, compito dell'amministrazione dare ascolto e portare queste sensibilità all'attenzione di tutti. Oggi, da oggi, abbiamo una biblioteca Arturo Sigurtà che possiamo portare ancora di più nella nostra provincia e anche fuori dai confini provinciali e regionali, con grande orgoglio e con grande ammirazione anche per la persona alla quale è intitolata. Ecco, un personaggio, Arturo Sigurtà, da come abbiamo sentito la figlia, abbiamo sentito il nipote, un personaggio che a Castiglione ha lasciato il segno, come si dice di solito. Un personaggio che ha lasciato il segno sotto tutti gli aspetti, dalla battaglia per la Pirossina, che proprio quest'anno siamo riusciti a concludere, ma che è partita con Arturo Sigurtà, alla ideazione dei venerdì culturali che per 30 anni hanno accompagnato la cultura a Castiglione, alla istituzione del Luigi d'Oro, che è una benemerenza riconosciuta e apprezzata da tutti i castiglionesi, ma tantissime altre sono le occasioni nelle quali la città di Castiglione può e deve ricordare Arturo Sigurtà. Questo è, come ha detto giustamente la figlia Carla Sigurtà, un momento di ringraziamento, un momento di restituzione del grande amore che Arturo Sigurtà ha manifestato per il proprio paese. Nel nostro piccolo, la città di Castiglione e la sua comunità restituisce questo amore.